Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di TG Cosmos. Apriamo il giornale di questa sera occupandoci di cronaca. Nella giornata di ieri i carabinieri della compagnia di Sala Consilina insieme ai carabinieri del nucleo operativo del lavoro di Salerno hanno svolto nel Vallo di Diano una serie di controlli ai cantieri edili. Nel comune di Pertosa i militari della stazione di Auletta hanno denunciato il titolare di una ditta edile per violazione alla legge sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, elevando sanzioni amministrative per una somma pari a circa 7.000 euro. E passiamo ora a Sala Consilina, arrestato 32enne mentre spacciava droga ad uno studente. Per i particolari seguiamo il prossimo servizio. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, diretti dal capitano Emanuele Corda, nella giornata di ieri hanno arrestato un 32enne di Sala Consilina per spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo è stato colto in flagranza di reato, infatti i militari del nucleo operativo radiomobile lo hanno arrestato mentre cedeva della marijuana ad un giovane studente, il quale verrà segnalato alla prefettura come assuntore. La successiva perquisizione a casa dell'arrestato ha consentito di porre sotto sequestro ulteriori 6 grammi di marijuana. Il 32enne è stato sottoposto a regime degli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo che si terrà presso il Tribunale di Lagonegro. Fermati per un controllo stradale sono stati trovati in possesso di un piccolo arsenale di armi improprie. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Eboli hanno sequestrato 2 macete, un'ascia ed un coltello a serramanico a 2 pregiudicati trentenni di campagna. Per loro è scattata la denuncia a piede libero alla magistratura. Nel corso di controlli stradali sul territorio tra i comuni di Eboli e Campagna, i carabinieri hanno denunciato 3 automobilisti perché sorpresi alla guida senza patente. Sono stati sequestrati anche i veicoli sui quali viaggiavano. Nella serata di ieri ad Agropoli, Rafik Bughila, 55enne tunisino, ha tentato di rubare alcune schede carburante all'interno di un'automobile parcheggiata nei pressi di Piazza Vittorio Veneto, che era stata lasciata aperta dal proprietario. I carabinieri della stazione di Agropoli, diretti dal capitano Giulio Presutti, sono intervenuti immediatamente ed hanno fermato l'uomo, che è stato portato in caserma, perquisito, identificato e fotosegnalato. L'uomo è stato denunciato per furto aggravato e, poiché irregolare sul territorio nazionale, sarà espulso dall'Italia. A Sala Consilina finanziata la messa in sicurezza della discarica Sant'Angelo, soddisfazione dell'assessore Garofalo. Annunciata anche la realizzazione di un impianto fotovoltaico. Ma vediamo il servizio. È stata finanziata la messa in sicurezza permanente della discarica comunale località Sant'Angelo, a Sala Consilina. L'assessorato regionale all'ambiente, retto da Giovanni Romano, ha infatti stanziato a favore del comune capofila la somma di 1.500.000 euro. Il finanziamento fa parte dei 9 milioni stanziati dalla regione per interventi sulle discariche comunali. Grande soddisfazione per il risultato ottenuto è stato espresso dall'assessore comunale all'ambiente Vincenzo Garofalo. Ringraziamo l'assessore Romano per aver accolto le sollecitazioni della nostra amministrazione. Grazie a questo finanziamento sarà possibile sistemare in via definitiva l'area dell'ex discarica comunale con una serie di interventi mirati ad evitare qualsiasi danno all'ambiente. Grazie al finanziamento della regione, oltre al cosiddetto capping della discarica, ossia la copertura del sito, al fine di evitare le infiltrazioni di acque meteoriche che potrebbero innescare un inquinamento del sottosuolo con un incremento della produzione di percolato, all'interno del sito sarà realizzato anche un impianto fotovoltaico che produrrà energia con un conseguente risparmio sulla spesa energetica sostenuta. E occupiamoci ora del comune di Padula. L'assessore Vincenzo Polito è stato nominato dal presidente Giuseppe Canfora in seno al comitato di gestione nell'ambito territoriale caccia aree contigue al Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in rappresentanza della provincia di Salerno. Gli ambiti territoriali di caccia sono gli organismi che gestiscono ogni attività in materia venatoria in determinate aree territoriali e rivolgono la propria attenzione a varie importanti tematiche come la qualità ambientale, la gestione faunistica e la difesa della biodiversità per programmare gli interventi in un contesto generale di tutela del territorio. Sbarco migranti a Salerno, Montesano sulla Marcellana ospita 36 siriani. La testimonianza di un migrante davanti agli occhi, le tremende immagini dei bambini uccisi. Ma vediamo il servizio.
Sono 36 migranti di origine siriana ospiti di una struttura privata di Tardiano, a Montesano sulla Marcellana. Uomini e donne tra i 17 e i 40 anni scappati dalla fame e soprattutto dalla guerra. Tutti in buone condizioni di salute, stremati solo dal viaggio della speranza, forse quello più duro che li obbliga ad affrontare giorni di mare con poca acqua, poco cibo, condizioni disumane di viaggio. Il gruppo fa parte dei 320 migranti sbarcati a Salerno con la nave della PEN. Le persone ospitate nella frazione del comune termale sono in gran parte provenienti da Damasco e contano anche la presenza di tre bambini tra i 18 mesi e i 6 anni. È poca la voglia di parlare, soprattutto riguardo l'attuale situazione in Siria, loro terra di origine. Il più propenso è Nidal, 40 anni, rimasto senza famiglia. Ho perso tutto a causa della guerra, racconta Nidal. Mia moglie e i miei figli sono morti durante il conflitto. Ora conto di raggiungere mio fratello in Germania e ricominciare una vita. La situazione da noi è tragica, ha aggiunto. Continuo a pensare ai bambini fucilati davanti ai nostri occhi. La volontà di Nidal e dei suoi connazionali è quella di raggiungere al più presto Milano, la Germania, dove vivono in gran parte familiari o amici. Ad accogliere i migranti, oltre gli operatori Caritas, anche il parroco di Tardiano Don Domenico Tropiano ed il parroco di Arena Bianca Don Fernando Barra. E cambiamo argomento, riaperta al traffico la strada statale 18 Tirrena Inferiore nel comune di Rofrano. Il tratto era stato chiuso lo scorso 29 dicembre a causa di una frana. L'ANAS rende noto di aver completato i lavori di rimozione del materiale caduto e delle attività di pulizia e messa in sicurezza del piano viabile. Sul tratto permane solo una riduzione della carreggiata per consentire il completamento dei lavori di ripristino delle pertinenze stradali. E passiamo ora a Teggiano. Studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Pomponio Leto, ieri mattina a lezione di legalità. Un incontro quello al quale ha partecipato l'esperto di comunicazione e di scrittura creativa Angelo Coscia, che ha lasciato il segno fra i giovanissimi allievi della Scuola Superiore di Teggiano, coinvolti nelle strategie per crescere su cui ha ruotato l'intera discussione. A tal proposito, ascoltiamolo ai microfoni di Pierluigi Pacello. A questo evento, al Pomponio Leto, è stato coinvolto anche lo scrittore Angelo Coscia, consulente presso la comunità terapeutiche e centri di accoglienza, che ovviamente parlerà di strategie per crescere, come vivere la vita senza nascondersi. Sì, il tentativo è quello di offrire ai ragazzi un incontro stimolo che possa in qualche modo dare una serie di input su quelle che sono i trabocchetti sociali, no? Le difficoltà, la mancanza di attenzione verso i sogni dei ragazzi o quelle che sono praticamente tutte le varie trappole che si nascondono e che portano verso la devianza. Non parliamo di droga, di alcolismo, di gioco d'azzardo come problema, parliamo quello come ipotesi di soluzione che i ragazzi arrivano a trovare. Parliamo di problemi più grandi che sono forse la solitudine, che sono la mancanza di attenzione, il desiderio di esprimersi e che trova sempre meno spazio oggi per i ragazzi. Questa è una banca dati raccolta quindi in maniera giornaliera? Sì, sono un operatore di strada, mi occupo di prevenzione alle devianze a tutti i livelli, quindi di conseguenza succede una cosa, negli anni ormai sei quasi di collaborazione col progetto Legalità è cresciuta la banca dati grazie ai ragazzi che costantemente anche attraverso Facebook, il mio sito, cercano in qualche modo di mettersi in contatto con me, quindi mi mandano le loro idee, i loro pensieri e attraverso quelli costruisco man mano l'incontro. Anche qui non so mai quale sarà l'evoluzione che può prendere l'incontro, perché i ragazzi saranno coinvolti attivamente. È la prima volta che viene coinvolto in un istituto? No, ormai sono 6 anni, riusciamo ad arrivare a 40-45 incontri scuole all'anno, poi io mi occupo di prevenzione, faccio incontri nei gruppi, nelle associazioni, quindi il contatto è costante con i ragazzi, quindi in questo senso sì. Il Dipartimento di Farmacia dell'Università di Salerno, in qualità di soggetto capofila del progetto Polieco 2O, organizza il concorso Le erbe aromatiche nel piatto, con lo scopo di far conoscere le erbe e le proprietà e quindi gli usi. Ma vediamo i particolari nel prossimo servizio.
Il Dipartimento di Farmacia dell'Università di Salerno, in qualità di soggetto capofila del progetto Polieco 2O, organizza il concorso Le erbe aromatiche nel piatto, con lo scopo di far conoscere le erbe, le proprietà e gli usi. Possono partecipare gli istituti professionali di Stato per i servizi alberghieri e della ristorazione della Campania. Il concorso è riservato agli alunni frequentanti il quinto anno del corso di cucina ed ogni istituto potrà aderire presentando le proprie ricette inedite relative alla preparazione di un piatto per ogni categoria, nei termini previsti dal regolamento. La commissione di valutazione, sulla base delle ricette inviate, selezionerà i migliori tra istituti finalisti, che verranno chiamati a realizzare in un confronto che si terrà presso il campus universitario di Fisciano. I partecipanti dovranno far pervenire entro il 20 febbraio il modulo di richiesta di adesione presso il Dipartimento di Farmacia dell'Università di Salerno, preferibile in formato PDF. Grotte di Pertosa, Auletta alla ricerca di giovani talenti per lo spettacolo Cave of Spirits. L'imponente progetto artistico partirà a giugno 2015. Vediamo di cosa si tratta. Si terrà domani, venerdì 20 febbraio alle ore 15.30, presso l'auditorium del Museo Mida 1 a Pertosa, la conferenza stampa di presentazione dello spettacolo Cave of Spirit, nelle grotte di Pertosa Auletta, in programma a partire da giugno 2015, per la realizzazione del quale si cercano giovani talenti del Vallo di Diano e della Valle del Tanagro. Il progetto artistico è nato dall'incontro della Fondazione Mida con la compagnia teatrale Greco Brothers, ovvero Massimo e Marco, due fratelli uniti dalla passione per la musica e autori di diversi successi artistici di rilievo nazionale ed internazionale, tra cui il musical Roma Caput Mundi. Lo spettacolo è prodotto dalla Fondazione Mida in collaborazione con i comuni di Auletta e Pertosa, spiega il presidente Doriglia, e si distingue per l'originale ed imponente contenuto artistico e tecnologico. Il progetto mira tra l'altro a valorizzare le risorse presenti sul territorio, nel quale sono ubicate le grotte. Con questa premessa nasce l'idea del casting per i giovani talenti, di cui daranno maggiori dettagli nel corso della conferenza stampa. Gli aspiranti cantanti e attori dovranno prenotare online l'audizione sul sito www.grecobrothers.com, dove è possibile prendere visione del regolamento e attingere i brani forniti dagli autori per presentarsi alla selezione, che si terrà domenica 1 marzo. A partire dalle 10.30 presso l'auditorium del Mida 1 a Pertosa. Sabato 21 febbraio alle ore 10.30 presso l'ex Libris Café di Polla, il comitato No al Petrolio insieme ad altre sigle associative terrà una conferenza stampa per fare il punto della situazione sulle diverse ed ultime questioni che interessano il Vallo di Diano in materia di estrazioni petrolifere ed attività ad esse connesse. Si parlerà infatti della prossima scadenza del 31 marzo legata al decreto Sblocca Italia, che potrebbe dare il via ai diversi permessi di ricerca che sul nostro comprensorio, soprattutto della possibile nascita di un sito di stoccaggio di idrocarburi autorizzato dal comune di Polla nella sua zona artigianale a confine con Atena Lucana. Ed ora una intervista speciale telefonica a Cristian Rodriguez, alla sinistra dell'Atletico Madrid, ora in prestito al Parma. Il giocatore della nazionale uruguayana racconta come è nata la sua devozione per San Cono. Vediamo. Abbiamo intervistato telefonicamente Cristian Rodriguez, giocatore del Parma, arrivato in prestito nel mercato invernale dall'Atletico Madrid. Rodriguez, di nazionalità uruguayana, quando c'è stata la qualificazione della sua nazionale, dove gioca ai mondiali di calcio, ha raggiunto la città dove viene venerato San Cono in Uruguay, a cavallo, percorrendo circa 80 chilometri. Sì, 80 chilometri sono 12 ore a cavallo. Ah, mucho bueno. Tiempo. Mucho tiempo y mucha fuerza necesitas para estar sí, sí, solo sí, un caballo. Sí, hacía mucha calor. No, porque no, íbamos despacito, íbamos parando, hacíamos una ida de 10 kilómetros y parábamos a descansar. Sí, poco, ah, ok. Y llevé varios caballos. Ah, ok. Eso fue por la calificación de Uruguay al Mundial, exacto. ¿Hiciste esa no, promesa? Primero fue porque en el 2003 mis compañeros de Peñarol hicieron una promesa que si salían campeones iban caminando del Estadio Centenario, después de la final, hasta San Cono. Sí.
y yo aún no conocía a Zancón ahí, porque yo estaba en la selección y el día que se hizo la promesa yo no estaba. Pero igual, de todas maneras, yo fui a acompañarlo, fui en el coche a acompañarlo, y bueno, me gustó la idea, que bueno, me gustó porque le dio mucha suerte, lo ayudó, y bueno, yo cuando estaba en la selección dije que si cuando clasificamos al Mundial, el primer día libre que tuve, digamos, las primeras vacaciones que tuve la oportunidad de ir a Zancón, la aproveché y fui. Sí, yo soy católico, pero no soy practicante. Ah, okay. Soy practicante de ir todos los fines de semana a la iglesia. Yo creo en Dios, creo en las vírgenes y creo en Zancón, pero no soy fanático. Está bueno, sí. Si querés, yo después busco ahí una imagen de Zancón, que hay una camiseta mía, porque yo cuando fui a Zancón le ofrecí la camiseta y un chupete de mi bebé. Ah, entonces, no te preguntes, tú eres casado, entonces tienes hijos también. Tengo novia y me caso ahora en julio. Y tengo una bebé que se llama Lola, que tiene un año y 2 meses. Ah, qué bueno. Sí, cuando fui a Zancón por la promesa le dejé una camiseta de ofrenda y de Uruguay y le dejé un chupete para que ayude a mi hija, para que la cuide. Bueno, Cristian, te agradezco mucho y suerte por el partido del campeonato. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ciao, Cristian. Un abbraccio. Ciao. Ed è giunto il momento di cedere la linea al meteo. Benvenuti al meteo di Cosmos TV. Giornata serena. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da ovest-sud-ovest con intensità di 9 km orari. Possibili raffiche fino a 15 km orari. Temperature meno 2 gradi la minima e 10 gradi la massima. Bene, con il meteo termina qui la nostra edizione del telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo i consueti contatti. Il nostro numero di telefono 0975 20 68 28. La nostra mail info@cosmostv.it. E per chi volesse seguire la nostra programmazione streaming www.cosmostv.it. Grazie per essere stati con noi come sempre. Vi do appuntamento alla prossima edizione e al notiziario flash di domani. Arrivederci a tutti.